comunque senza Higuain a Empoli, Cutrone forse non è ancora in grado di partire dal primo minuto, e allora largo a Borini. E allora nasce un tema attualissimo. Ma il Milan è un po' corto per quello che riguarda gli attaccanti centrali, calcolando che Borini è stato spesso impiegato sulle fasce più che da attaccante centrale, e soprattutto era il caso di tenere André Silva, che anche ieri contro Real Madrid è stato protagonista, è il capocannoniere del campionato spagnolo, ieri con Real Madrid come detto ha realizzato due reti. Beh, innanzitutto partiamo dal presupposto che a me André Silva è sempre piaciuto, o soprattutto mi piaceva molto all'inizio. L'avevo paragonato come movenze, sottolineo, come movenze al Cigno di Utrecht per l'eleganza delle sue movenze, anche se ovviamente Van Basten era tutta un'altra cosa per quello che riguarda la sua modo di finalizzare, il suo fiuto del gol, la sua capacità, oltre che entusiasmare le folle, di realizzare gol pesanti e importanti. Però me lo ricordavo, l'ho aspettato e l'ho visto crescere poco, sempre un po' in difficoltà, anche perché non è una prima punta reale, ha sempre bisogno di un supporto, e l'anno scorso è stato impiegato soprattutto come prima punta. Poi la decisione di cederlo al Siviglia, secondo me è una decisione giusta, sperando che poi il Milan riesca in qualche modo a riprenderlo. Era giusto prestarlo per permettergli di crescere ulteriormente, perché è stato un bel investimento, un investimento mirato, certo costoso, 38 milioni di euro, ma è un giocatore, se salirà quanto a condizione e soprattutto a fiuto del gol, potrebbe diventare un giocatore da 70-80 milioni di euro. Ma torniamo al nostro argomento, giusto cederlo, lasciarlo andare con il Milan che così ridotto quanto a punte centrali. Io trovo che sia, adesso è facile dire, sarebbe stato utile stasera a Empoli, ma è stato giusto cederlo, anche perché ho visto i gol realizzati anche contro il Real Madrid, francamente due tiri a porta praticamente sgombra, quindi un giocatore che anche al Mondiale non è stato mai impiegato nel Portogallo, o perlomeno non dal primo minuto. Quindi ci sono dei rimpianti su André Silva, ma da parte mia, oggi certo mi sarebbe piaciuto vederlo a Empoli, però secondo me è stato giusto lasciarlo eventualmente maturare in un'altra squadra e poi vedere un attimo la situazione per la prossima stagione.